Ehi, hai mai visto quei video in cui dei maestri fanno delle mosse e buttano giù gli allievi come dei birilli con la loro energia? Magari hai visto anche qualche video in cui questi maestri poi vengono sfidati o si confrontano con persone che non ci credono e in genere fanno proprio delle brutte figure. Tu ti chiederai, com'è che è possibile questa cosa? Bene, è possibile perché per molte persone sentirsi sicuri è meglio che essere sicuri. Spiego che cosa intendo. Da un punto di vista primitivo, di pura sopravvivenza, è molto più facile per una persona che non ha particolari caratteristiche mettersi sotto la protezione di una persona che sa combattere, che è forte e che quindi è in grado di proteggerla. Pensala proprio a livello di tribù. In una tribù di 100 persone ci sono 10 guerrieri, questi bastano a proteggere la tribù. È molto più difficile doversi allenare come guerriero, per cui è molto più semplice affidarsi alla protezione di qualcuno. E com'è che quindi funziona? Perché queste persone vogliono credere che quel maestro possa renderle più sicure e non hanno un reale interesse a provare che ciò che fanno le renda sicure. Perché? Perché il processo per diventare guerrieri è un processo faticoso, impegnativo e che richiede uno sforzo attivo. Quindi, se vogliamo sentirci sicuri, non è mai un problema. Basta trovare qualcuno o qualcosa che ci faccia sentire sicuri. Un po' come comprarsi una pistola. Poco importa se non la sappiamo utilizzare, se dovessimo estrarla ci spareremo una gamba. O comprare lo spray al peperoncino e poi rimanere contaminati da noi stessi perché non sappiamo come utilizzarlo. Se invece vogliamo essere sicuri, ebbene c'è un percorso che ci attende. Qualcosa che dobbiamo fare attivamente per noi stessi. A quel punto.